Ventimiglia, confine fra l'Italia e la Francia. Qui si stanno vivendo delle ore di passione perché l'accoglienza italiana dei profughi, dovremmo dire europea, finisce in queste aiuole, in questi accampamenti improvvisati con i profughi schierati davanti alla gendarmeria francese che blocca il loro passaggio, non li lascia entrare in Francia, e loro che gridano: Where is the human right? Dove sono i diritti umani? Ci viene anche da dire a questo punto dove è finito il piano di accoglienza dei profughi. È questo il piano? Allora, approfittiamo della presenza di una mediatrice culturale della Croce Rossa per cercare di capire bene quali sono le richieste di queste persone, che cosa sta succedendo. بيقول لك شو مطالباتكم؟ مطالباتنا ان احنا نعبر فرنسا، ما قاعدين هنا في فرنسا هنا ده، ان احنا دار نعبر فرنسا. كويس، الماشي النرويج يمشي النرويج، الماشي السويد يمشي السويد، الماشي اي دوله غير فرنسا، ان احنا دايرين معبر بس ما دايرين اي حاجه غير المعبر. Dicono ده che كلامنا comunque احنا. vogliono مطالباتنا passare ده dal confine perché comunque non si fermeranno in Francia, che vogliono andare in Germania, Svizzera, Norvegia, ma in Francia non si fermano. Però c'è la polizia francese, la gendarmeria che gli impedisce questo passaggio. Loro cosa pensano di fare? Vogliono forzare il blocco? Che intenzioni hanno? ما احنا لينا مما قاعدين هنا ده، لينا طولنا احنا قاعدين هنا، اخواننا استنونا هنا ده، ونحن ما بنتحرك من المحل ده الا يودونا لقدام، ما عندنا حل ثاني من هنا ده، ما في رجوع لورا، هنا ده في المحل ده نقعد، ما عندنا ثاني لهنا، يا البحر نخش البحر هنا ده، يا ودونا لنا نمشي البحر، يا بس في محلنا ده هنا ده، ثاني ما عندنا اي محل ثاني، رجوع لورا ما في، يا نموت يا نقعد بس في المحل ده، ده كلامنا نحن. Rimarranno qui se non li fanno passare, prima o poi moriranno o si butteranno dal mare, ma comunque rimangono qui, non si muovono. Così all'aperto, senza assistenza. بدكم تبقوا هنا في البرد في بالجوع بكل شيء. نبقى في البرد هنا وفي الجوع، ونبقى هنا ده ان شاء الله نبقى سنه نقعد هنا ده، ولا نحن نرجع لورا، نايرين بس قدام ويفتحوا لنا شارع ده، ثاني ما دارين اي حاجه، والفرنسيين كان ما دارين يعبروا لنا، بس يعبرونا بسيارات، يعبرونا واحد ما ان شاء الله يودعونا في الحدود بعدين، ما دارين اي حاجه ثانيه نحن. في Dicono che خطونه في rimarranno اي qui حدود هنا. anche per un anno, non c'è problema, anche se al freddo, al tutto, rimangono qua. E vogliono che i francesi li prendano e li portano via con delle macchine che portano al confine, non rimangono neanche in Francia, i confini. E hanno fatto anche uno striscione: We are not going back, we need to pass. Where is the humanity? Where is humanity? Noi non torniamo indietro, non vogliamo tornare indietro, vogliamo passare. Dov'è l'umanità? E anche qui, human right is help, aiuto, i diritti umani, insomma un appello ai diritti umani. We don't stay in Italy, thank for Italy. Ringraziano l'Italia per tutto. Ma non vogliono rimanere in Italia, ce l'hanno detto anche prima con la mediatrice culturale. Loro vogliono passare attraverso la Francia, neppure restare in Francia, andare in altri paesi dell'Europa. Questa Europa, appunto, che invita le forze italiane ad accogliere, a assistere questi profughi, soprattutto andarli a prendere in mare aperto, evitando che muoiano in mare aperto come molti di loro hanno rischiato di fare, per poi però arrivare a questa situazione. Qui siamo praticamente nel confine fra l'Italia e la Francia. Questa è un po' la cosiddetta riga che delimita la cosiddetta terra di nessuno. Qui è uno spazio vuoto: da una parte i profughi, di fronte la polizia italiana che assiste, vigila insieme ai carabinieri, e da quest'altra parte la polizia francese, la gendarmeria schierata con l'ordine chiaramente di non consentire ai profughi di attraversare il confine. Quanto durerà questo braccio di ferro? È difficile dirlo. Ecco, qui ci sono persone anche con segni sulle mani, sulle braccia, qualche, insomma, segni che lasciano pensare che comunque la situazione sanitaria non sia proprio ottimale, per dirla così. Voi risulta qualcosa? Sapete qualcosa? Noi abbiamo visto un ragazzo che ha una grossa flebite sui piedi e delle altre ferite. Lo abbiamo consigliato il trasporto in ospedale, il quale rifiuta,
come tutti gli altri che hanno alcuni altri problemi, chi ha la tosse e quant'altro, rifiutano il trasporto in ospedale perché vogliono rimanere qua a presidiare insieme ai loro compagni questa loro manifestazione per andare in Francia. Ecco, qui però di struttura sanitaria, cioè a parte per carità la vostra encomiabile presenza di volontari, però non c'è un... No, noi siamo qua in supporto sia alle autorità italiane ad assistere queste persone in caso di malori, poi comunque di urgenze, a parte un servizio di ambulanza non abbiamo nient'altro. E gli animi sembrano un po' esasperati, poi voi che siete stati qua un attimo avete visto che ci sono varie dinamiche, no, all'interno, c'è qualcuno che aizza, qualcuno che invece se ne vorrebbe andare proprio, adesso c'è questo sitting qua e vabbè. No, il problema è di adesso, di ieri, dei prossimi giorni, come si svilupperà e come verrà gestito e controllato. Ecco, però i francesi hanno fatto barriera, cioè passano le persone, diciamola chiara, non di colore, perché questa è la verità, vediamo passare tutti i veicoli, se arriva un ragazzo di colore, uno di questi profughi, non passa, quindi insomma non è proprio un concetto di confine europeo come quello normale, solito. Guarda, questo è ricollegabile al discorso che sono cose che passano sopra la mia testa, sono cose che passano sopra gli agenti che sono presenti qua. Il tema nostro oggi è riuscire ad affrontarlo, a dare una risposta ai residenti, a dare una risposta in qualche modo anche a... In questo caso non ci sono, ma se nelle amministrazioni ci sono anche delle famiglie, no? Quindi bisogna dare delle risposte, così a me adesso dà l'impressione che non sia gestita la cosa come dovrebbe essere, perché non possiamo rispondere soltanto noi, diciamo, come città, perché quei pochi servizi che abbiamo dato li stiamo dando noi, un po' per andare incontro alle esigenze basilari loro e un po' per mitigare i disagi dei residenti stessi. Sono sulle nostre spalle dal termine dell'organizzazione e dei costi, e questa è una cosa inaccettabile in questo momento.